Hi, great, Angel, lo so, avevo iniziato ad analizzare un altro anime con Sanji e Zoro, e fra ciurma, fighe, ammiragli, gente con le sembianze di giraffa, elfi e clown, e con tutta la roba che c'è da analizzare su quel cartone dovrei fare solo curiosità su One Piece non stop fino al 2023. Ma c'è ancora tanta gentaglia da analizzare su Dragon Ball, tipo Krillin, Cell, Mr. Satan, e quindi 40 cose che non sai sul gatto più famoso di Dragon Ball. No, non sto parlando di Balzara, non sto neanche parlando di Doraemon, insomma 40 cose che non sai su Beerus, chiamato Bills qui da noi, e quindi... Ale, non sarai anche tu uno di quei Saiyan, vero? Sì, uno di quelli in grado di masturbarsi. L'età di Beerus è di centinaia di milioni di anni. Lo so, è un po' generico, ma altro non hanno detto nella serie. Come è ovvio pensare, Beerus è un felino ed è ispirato ai gatti Sphinx, mixato al furioso dio egizio Anubis. Akira Toriyama possiede questo gatto ed è stato definito dal suo veterinario un gatto demoniaco, perché si salvò da morte certa e questo gatto divenne così mistico. Bills afferma di aver visitato la Terra per la prima volta quando ancora esistevano i dinosauri, ma è una minchiata dal momento che in tutta la serie sono presenti i dinosauri. L'autore, con Bills e Whis, ha voluto farci capire che potete essere degli dei cazzuti finché volete, ma la più grande gioia al mondo non era ma il cibo. Inizialmente Beerus doveva essere l'ennesimo cattivo con un potere strano di infettare le persone con un curioso virus, e in particolare avrebbe indebolito i nostri Saiyan, ma l'idea faceva talmente pena da essere scartata. In Giappone viene chiamato con la loro pronuncia del cavolo, Beerus, un po' per ricordare la parola appunto virus, data l'idea che avevano di Beerus, cioè che casino. L'attacco più potente di Bills è quello che vediamo nel videogioco, ovvero la super sfera energetica della distruzione. La casa di Bills è a tema egiziano e infatti vive in una piramide rovesciata. Anche se significa virus in giapponese, la vera origine del nome Beerus è beer, ovvero birra in inglese, e c'è da dire che tutti gli dei della distruzione hanno un nome che deriva da una bevanda alcolica. Se Goku in versione God è forte 6, Beerus è forte 10, ma Whis è forte ben 15. Porca paletta! Anche se Beerus si affida sempre alle pietanze preparate dai costosi cuochi di Bulma, la sua cuoca preferita rimane Kiki. Uno degli hobby di Beerus è ballare la break dance, infatti possiamo vederlo esibirsi al compleanno di Bulma. Beerus passa tutto il tempo in Dragon Ball Super a mangiare, e ora della fine il suo cibo preferito è la zuppa istantanea. Beerus è talmente potente da non essere scalfito nemmeno da Gohan in versione mistica, trasformazione che supera quella di un Saiyan 3. Se Kaioshin superiore morisse, morirebbe anche Beerus. Sebbene abbiano una lunga vita, le divinità della distruzione possono essere uccise. Per tale ragione il loro angelo ha l'incarico di trovare un potenziale sostituto tra le razze non divine, che ovviamente si abbastanza forte per ricoprire tale carica. Son Goku e Vegeta sono i candidati dell'universo 7. Il lavoro del dio della distruzione è quello di regolare la vita e di distruggere gli ecosistemi inutili o dannosi. Può inoltre incaricare un altro individuo per assolvere il compito di distruggere, donandogli una sfera di energia della distruzione da usare come fosse uno spinner. Nella linea temporale alternativa di Trunks del futuro, tutte le divinità della distruzione dei 12 universi non esistono più, in quanto Black Goku e Zamasu del futuro hanno eliminato tutti i Kaioshin. Se Beerus dovesse morire, Whis cesserebbe il suo incarico fino a quando non viene scelta la nuova divinità. Beerus, Ciampa, Kitela e Sidra sono stati disegnati da Akira Toriyama, mentre ha solo collaborato per quelli di Elles e Belmod. Tutti gli altri sono stati realizzati da Toya Taro, ovvero il ragazzo che lui ha designato come suo successore. Secondo Whis, esiste un mortale che è persino più forte di un dio della distruzione, e infatti quest'ultimo una volta ha sconfitto Beerus a braccio di ferro. Se Bills dovesse morire, non finirebbe né all'inferno e né in paradiso, ma in un posto speciale dove ci sono i Kaio e i Kaioshin. Beerus odia le persone maleducate perché le paragona a dei dinosauri, infatti gli sono sempre stati sul cacchio i Saiyan per via dei loro modi da bifolchi. Bifolchi, trifolchi, quadrifolchi, insomma gli stanno sulle palle tutti. Quando Cell è nella sua forma perfetta viene considerato un dio della distruzione, ma viene chiamato così anche
Lee Sharon per il suo ampio potere distruttivo, Gotenks e anche Broly nel videogioco Super Sonic Warrior, ma solo Beerus è quello ufficiale. Anche se Beerus fosse stato un nemico, non sarebbe morto comunque, perché Goku ha il vizietto di tenere in vita chi è più cazzuto di lui per allenarcisi contro. Da noi Beerus è doppiato da Lorenzo Scattorin nell'anime, mentre nel film da Riccardo Rossi. Secondo Dragon Ball Fusion, Bills e Whis, se fusi insieme, danno vita a Beerusis. Ma che brutto, sembra Mignolo col prof, mentre con Goku diventerebbe Gorus. In pochi sanno che è stato realizzato un hentai basato su Beerus e Bulma, in cui devono salvare la Terra a modo loro, fra un'effusione d'amore e l'altra. A quanto pare in questa versione il dio della distruzione non è interessato alle torte con le fragole, ma alla fragolina di Bulma. E Vegeta muto. In realtà il guerriero che Beerus sognò non era Goku Super Saiyan, ma Vegeto. E possiamo vederlo dalla postura e dalla sagoma del sogno. C'è una teoria più o meno accreditata che dice che Bills e Ciampa apparterrebbero alla razza di Nekomajin Rex. Ricordo che Nekomajin è un anime parodico creato da Akira Toriyama ed è un tizio buffo che assomiglia a un gatto. E subito si pensava che fosse una parodia tipo di Majin Buu, poi si pensava fosse una parodia di Balzar dell'obelisco di Balzar. Nel manga dicono che dopo una distruzione avviene sempre una creazione, ma non si capisce bene a cosa si riferiscono. Forse ogni volta che Beerus o gli altri dei della distruzione fanno tabula rasa di qualcosa, in un altro punto dell'universo si crea un nuovo pianeta per l'antica regola di Lavoisier che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. L'unico personaggio che riuscirebbe a battere Beerus è Gogeta Super Saiyan 4. Cacchio, Gogeta è sempre Gogeta, eh. Viva, viva, viva Dragon Ball GT, it's a you and me, non c'è Dragon più. Troppi ricordi, non glavao. Si dice che chi abbia sigillato il vecchio Kaioshin, il sommo nella spada Z, non è neanche paragonabile alla forza di Majin Buu. Cioè, nel senso che Majin Buu è troppo, troppo più forte. Ma questo è un errore, perché è stato proprio Beerus a farlo e lui è moltissimo superiore all'obeso rosa. Nell'anime, Bills dice di usare solo l'1% del suo potere mentre sta combattendo contro ad un furioso Vegeta. Ma sta cazzata non è niente vera, perché nel manga non viene menzionata. Beerus, insieme a Cell e It, è l'unico personaggio contro il quale Goku si arrese e si rifiutò di combattere. Anche se Ciampa e Beerus sono fratelli gemelli, in realtà non sono consanguignei. Bills possiede un sangue di colore rosa e ne vediamo una rarissima goccia durante lo scontro con Vegeta. Quando Puar si trasforma in Beerus, ottiene le stesse sembianze tarocche di quando nella quinta puntata hanno disegnato Bills e Goku con una pessima animazione. Quando Mr. Satan sogna di diventare un Super Saiyan, immagina Beerus con un aspetto molto curioso e disegnato con un tratto molto atipico per la serie. Questo simpatico Bills possiede un ciuffetto bianco perché Toriyama ha affermato che se mai Beerus dovesse trasformarsi, avrebbe i capelli bianchi come i finti Super Saiyan di Dragon Ball AF. Nella battaglia degli dei, Bills originariamente doveva fermare gli attacchi dei guerrieri Z con un cucchiaino e una forchetta, ma poi durante l'animazione fu pensato di cambiare le posate con delle bacchette. Tu lo sai a cosa stai andando incontro, non è vero? O preferisci che dica cazzo? Esattamente un cazzo, signore! Va bene, allora ti mostrerò il mio pene. Adesso saluterò le ultime persone che hanno commentato per ultime nel mio ultimo video, che è 45 cose che non sai su Freezer. Quindi se volete essere salutati dovete essere sempre fra gli ultimi. Quindi nel corso dei giorni commentate per essere sempre fra gli ultimi. Tornate nel corso della settimana, insomma. Saluto Matteo Tortora, Ernest Pierre Okemaku, 3X Gameplay, Uspeak TM, Sea King, Andrea Blood, IDDU E7EUE, LAC0204, Son Goku, Rosario 16, Abdullah Shavid, Fra4Mini Channel, Lench Florida, Il Pil 13, Firepunch 89, Pietra61, Bota Bandicoot, Dragon Ball Legacy of Goku, Jacopo Pezzini, Papa Francesco, ma davvero Papa Francesco, vabbè, Zen Zen, The Art of Hands, Ale DF, Alessandro Tranchida, Spinner Gamer, Brother Nero, Fratello Nero, Fabio, Ricky04, Il Trio Perfetto, Kadim33, Francesco Memeo, Eiki Giunizuka,
ed Emmanuel Esposito all'infinito. Emmanuel Esposito, queste erano le curiosità su Beerus-sama. Iscrivetevi al canale per vedere tutto quello che farò, perché avete visto che sono molto 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 poliedrico. Chi mi segue da anni lo sa, 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 sa. Mettete mi piace a questo video, perché senza mi piace mica andiamo tanto avanti. Aggiungetemi su Facebook per lollate quotidiane, ve lo giuro, vi farò ridere a crepapelle, a crepapelle. Aggiungetemi invece su Instagram per vedere tutto quello che faccio con i miei amici, tutte le serate alcoliche, ma soprattutto prendete la mia maglietta se volete cuccare. Link in descrizione. La mia maglietta è una maglietta che acchiappa la figa come le mosche sulla carta stagnola intrisa di prosciutto cotto lasciato lì a marcire, perché il cotto va da male subito, la pancetta dura marcotto, ragazzi. Oklahoma, Erzu. Oklahoma, Erzu. Goku contro LOL. Goku contro Lord Goku.